Ciao a tutti, mi chiamo Emanuela e sono qui per abbracciarvi attraverso una storia. In questo tempo in cui dobbiamo stare un po' a casa per tutelare la salute di grandi e piccini, la Fondazione Polis e Nati per Leggere Campania non vi lasciano soli, non lasciano soli i bambini e neanche le loro famiglie. E per continuare insieme a stare abbracciati, a stringerci stretti stretti, vogliamo condividere qui delle storie e farle viaggiare da qui a dove state voi, nell'attesa di al più presto rincontrarci tutti sui tappetoni delle storie nei vari punti lettura della Campania. E allora abbiamo detto tutto e possiamo partire con le storie, è vero? E che cosa facciamo quando partiamo con le storie? Suoniamo le campanelle. Il libro che voglio leggervi oggi è A caccia dell'orso. Guardiamo un po'. C'è un papà, un bambino, un'altra bimba, poi c'è un bimbo sulle spalle del papà che va a cavalcioni. E poi guardate, guardate. Ah, avete visto? Un'altra ragazza con il cane, bravissimi! A caccia dell'orso di Michael Rosen e Ellen Oxenbury, edizione Mondadori. Che bello il mare! E qui che ci sono? I gabbiani! Immaginiamo il suono dei gabbiani in lontananza sul mare. A caccia dell'orso. Ecco qua i nostri personaggi: il cane, i bimbi, il papà. Passeggio? Può darsi. E vanno un po' a passo di saltello. Pensiamo, potrebbero fare più o meno così. Giù, 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 giù. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh oh! Un campo di erba frusciante. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Ci dobbiamo passare in mezzo. Pronti a passare in mezzo? Andiamo. Swish, 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 swish. Oh, un pezzettino di erba mi è andato in bocca. Ce l'abbiamo fatta. Du du dum du dum du 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 du. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh oh! Un fiume. Un fiume freddo e fondo. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Splash, 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 splash. Che freddo, è proprio freddo questo fiume. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh oh, melma, melma densa e limacciosa. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Pronti a passare nella melma? Bleh.
A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh, un bosco buio e fitto. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Bravissimi! Pronti ad andare nel bosco? Pronti? A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh, una tempesta di neve che fischia. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo. Oh, una grotta stretta e scura. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Un umido naso lucente, due grandi orecchie pelose, due occhi enormi sporgenti. Swish, 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 swish. Corri al cancello, apri la porta. Su per le scale. Dun, 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 dun. Oh no, abbiamo lasciato la porta aperta. Giù per le scale. Dun, 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 dun. Chiudi la porta. Le. Su per le scale. Dun, 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 dun. Dentro la stanza. Dell'orso non andiamo più. Stanno tutti sotto il piumone? Sì, ci sono tutti, guardate, pure il peluche, il bimbo e anche il cane, pure il cane sotto il piumone. Tutti al calduccio, è vero? L'orso dove è andato a finire? Andiamo a vedere. Eccolo, guardate, poverino solo, sulla spiaggia, vi ricordate la spiaggia che abbiamo visto all'inizio? Ve la ricordate? Eccolo qua, oh, solo, si è fatto buio, vedete? Oh, allora non ci voleva fare niente, voleva giocare con noi, quest'orso? Probabilmente sì, voleva solo giocare. Salutiamo l'orso? Ciao ciao! A caccia dell'orso. Allora, vi è piaciuta questa storia? Vi è piaciuto andare a caccia dell'orso? E allora vi diamo appuntamento per la prossima storia. Ciao!
ciao bimbi, ciao mamme, ciao papà, ciao a tutti.